di questa telefonata del il 31, dice lei? Guardi, il Presidente Renzi, che davanti alla Commissione parlamentare ha detto che il 31 riceve la notizia dell'ambasciatore della scomparsa di Giulio Regeni. A quel punto mi attivo, racconta lui, si determina una serie di attività, quindi lui la vuole dare. Francamente io non ricordo, che, non mi posso dire se effettivamente è il 31 di avere questa telefonata. Io non posso saperlo scientificamente al 100%, immagino, però noi avevamo attivato tutti i canali, anche la presidenza del Consiglio, l'ufficio del Consiglio diplomatico, quindi voglio dire già nei giorni precedenti, verificata. Non ufficiale, infatti io chiesi immediatamente che una conferma ufficiale da parte delle autorità egiziane, da parte del governo egiziano. Conferma che arrivò? No. Che vuol dire non arrivò? Non arrivò perché il mio interlocutore non fu in grado di confermare ufficialmente che si trattasse del corpo di Giulio Regeni. Mi ricordo che attivai anche altri canali per avere questo riconoscimento ufficiale e nessuno, in quella sera, nessuno volle, fu in grado, no, scusa. Nessuno fu in grado di dirmi ufficialmente che si trattava della nostra... Se volle, verbo che lei ha utilizzato è più preciso, il corpo non fu riconosciuto secondo la ricostruzione egiziana del 17, quindi alle 20 già si sapeva che con certezza che era lui. Non mi fu data risposta in questo senso. Interruzione, no, era interruzione di un ricevimento e di una visita che faceva seguito a tutta una serie di tentativi di avere chiarimenti sulla sorte nazionale che non avevano avuto risposta. Poi, l'ho già detto, le circostanze in cui ci si viene a dire che c'è il corpo, forse lui, eccetera, legato a tutte le informazioni che avevamo ricevuto in precedenza, che io ho menzionato, che lui attenzionato l'attività che faceva, che insospettiva eventualmente le... Corretto dire che voi avete notato, avete ritenuto un atteggiamento non trasparente, non collaborativo, dovuto presumibilmente a cose che non dovevano raccontare, sì, che loro sapevano. Sì, questo era chiaramente ormai da il 3 febbraio, questa era la conclusione a cui eravamo giunti, insomma, non c'è dubbio.